Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 40, 23 dicembre 1900. Dopo aver passato lunghi giorni di silenzio tra me ed il benedetto Gesù, sentivo un vuoto nel mio interno. Questa mattina nel venire mi ha detto: Diletta mia, che cosa vuoi dirmi che tanto brami di parlare con me? Ed io, tutta vergognandomi, ho detto: Mio dolce Gesù, voglio dirvi che bramo ardentemente di volere voi ed il vostro santo volere, e se ciò mi concedete mi renderete appieno contenta e felice. E lui ha soggiunto: Tu in una parola hai afferrato tutto, chiedendomi ciò che di più grande è in cielo ed in terra, ed io in questo santo volere bramo e voglio maggiormente conformarti. E per fare che ti riuscisse più dolce e gustoso il mio volere, mettiti nel circolo della mia volontà e mira nei diversi pregi, fermandoti ora nella santità del mio volere, ora nella bontà, ora nell'umiltà, ora nella bellezza, ora nel pacifico soggiorno che produce il mio volere. Ed in queste soffermazioni che farai, acquisterai sempre più nuove ed inaudite notizie del mio santo volere,
e ne resterai tanto legata ed innamorata che non ne uscirai mai più. E questo ti porterà un sommo vantaggio. Tu, stando nella mia volontà, non avrai bisogno di combattere con le tue passioni e di stare sempre alle armi con esse, che mentre pare che muoiono, rinascono di nuovo più forti e vive. Ma senza combattere, senza strepito, dolcemente se ne muoiono. Perché innanzi alla santità della mia volontà, le passioni non ardiscono di presentarsi e perdono da per se stesse la vita. E se l'anima sente i movimenti delle sue passioni, è segno che non fa dimora continua nei confini del mio volere, vi fa delle uscite, delle scappatine nel suo proprio volere, ed è costretta a sentirne la puzza della corrotta natura. Mentre poi, se starai fissa nella mia volontà, starai sbrigata del tutto e la tua sola occupazione sarà l'amarmi ed essere da me riamata. Dopo ciò, guardando, il benedetto Gesù teneva la corona di spine. Gliel'ho tolta piano piano, l'ho messa sulla mia testa. E lui me l'ha conficcata e mi è scomparso. Ed io mi sono trovata in me stessa con un desiderio ardente di starmene nella sua santissima volontà. Ci fermiamo con estrema attenzione su questo capitoletto, poi se dovesse esserci tempo, un pochino più avanti c'è un'altra sezione molto breve che potrebbe essere utile unire alla presente. Ecco, ma vediamo. Questo capitoletto, ecco, anche se siamo nel capitolo quarto, è di una portata del tutto eccezionale e straordinaria, perché contiene una grandissima rivelazione, fondamentale per la nostra vita interiore. Cioè, il segno che si dimora nella divina volontà è la morte delle passioni. E Gesù qui fa un esempio importante, che è proprio di tutti noi. Quando una persona decide di intraprendere un cammino di santificazione personale, una via di santità, deve intraprendere la lotta ascetica, perché vuole diventare santo, ma si ritrova pieno di difetti. Nessuno di noi si arrabbia volontariamente, si mette seduto a tavolino e dice: bene, adesso mi devo prendere una bella arrabbiatura, quindi cominciamo. Quando noi ci arrabbiamo è perché la passione dell'ira parte e la nostra volontà è travolta dai suoi moti, quindi dovrebbe resistervi e deve resistervi, e guai se non lo fa, ma viene vinta. E assecondando la passione dell'ira pecca, anche mortalmente si può peccare, travolti dalla passione dell'ira. Stessa cosa vale per la superbia. Tu senti una lode che ti viene rivolto e immediatamente nasce dentro di sé quel compiacimento malsano di se stessi, o quel sentirsi bravi, eccetera. Oppure qualcuno ti dice qualche cosa di storto e subito t'offendi. Sono tutte passioni queste qui. Le passioni sono le reazioni malsane che noi abbiamo agli eventi che stanno intorno a noi. Pasco in greco significa patire, quindi non è una azione, cioè una cosa che io faccio, ma una cosa che subisco e che però non dovrei assecondare, dovrei controllare la reazione. Pensate a chi è invidioso o permaloso, sente una cosa che non c'è niente e la prende subito a male. Sente qualche lode rivolta al prossimo e si intristisce perché la vorrebbe rivolta a sé, oppure sente qualche biasimo rivolto al prossimo e ne gode perché: ah, che bello che gli altri sono biasimati e io no. Ecco, quindi pensate all'avaro che sta sempre a pensare ai soldi,
che più ce n'ha e meno gli sembrano, oppure all'avido, che desidera averne sempre di più, che desidera possedere, no? Vabbè, non parliamo poi delle passioni, qui stiamo già parlando di passioni del secondo livello, insomma, perché le passioni basse, insomma, o la lussuria, o quelle legate ai piaceri della carne, venere, la lussuria deve essere superata da chi intraprende un cammino di santità. Però, per esempio, la gola un po' meno. La gola è un'altra passione che ci può trascinare. E tutti i santi hanno sempre controllato l'alimentazione, non solo con il digiuno, l'astinenza e la sobrietà, cioè l'astenersi dalle bevande alcoliche, ma anche con la temperanza. Quindi, quando non sto facendo digiuno, astinenza o mi concedo, come dire, un goccetto di alcol, di vino o di cosa che si può ricevere, sempre osservando la temperanza e la moderazione, mai mangiando come gli animali, d'accordo? Avidamente, oppure fino alla sazietà. Questo non è comportamento da santi. Gesù e Maria non mangiavano così. E dobbiamo dircelo, anche se ci colpiscano. Però anche lì non è che uno si mette seduto e dice: mo' mi faccio, può anche fare una cosa di questo genere, mo' faccio una bella mangiata fino a quando non svengo. Però uno sta a tavola e pizzica qua, un altro po', quest'altro, quest'altro, eccetera, eccetera. Non è capace, ecco, di fermarsi, di dominare se stesso e dire: stop, basta. Ecco. Si capisce che tutte quante queste operazioni sono quelle che hanno per 2000 anni dato materia ai manuali di ascetica, quindi la lotta interiore, no? Quella di cui parla San Paolo, il combattimento contro le nostre passioni, questi disordini che noi troviamo dentro noi stessi, che sono figli diretti del peccato originale e dell'uscita primordiale dalla divina volontà, e che adesso i nemici dell'uomo sono i membri della sua stessa famiglia, dice Gesù nel Vangelo, cioè te li trovi dentro casa. Il diavolo, prima di scendere in campo lui in persona a tentare qualcuno, dicono i maestri di spirito, lui non si spreca, capito? Prima c'ha la carne e poi c'ha le passioni, poi c'è il mondo con i suoi idoli, e poi se una persona ha superato la carne, domina le passioni ed è capace, insomma, di resistere alle seduzioni degli idoli del mondo, allora scende in campo lui. Allora sì, scende in campo quando ritiene di avere dinanzi un potenziale nemico, uno che gli può fare danni. E uno che gli può fare danni è uno che appunto ha superato le prime forme di lotta per conseguire la santità. Ordinariamente il demonio soffia sulle nostre passioni, le provoca, le istiga dall'esterno, o anche dall'interno, d'accordo? Ma non c'è una sua operazione diretta. Quando il diavolo scende in campo, insomma, con le sue tentazioni terribili o con le sue vessazioni, quando Dio glielo permette, è un'altra cosa, no? Allora, qui Gesù sta dando una rivelazione, sta dando un'altra modalità di lotta. Perché se noi prendiamo di petto queste passioni, sì, certamente, conseguiamo qualche dura vittoria, cioè qualche volta con sforzi immani riusciamo a dominarci, a stare tranquilli, fino a ecco, però ne vinciamo una e poi dice: vale, forse abbiamo fatto un passo avanti. Il giorno dopo, tuccate, come l'araba fenice, gli hai dato una coltellata, sembra che sia stramazzata a terra, il giorno dopo rinasce, mentre pare che muoiono, rinascono di nuovi, più forti e questa è una cosa che può purtroppo condurre anche allo scoraggiamento a volte. Non dico la disperazione, però insomma la disperazione non nel senso forte, no? La disperazione nel senso di dire: vabbè, ecco, purtroppo che vogliamo fare una battaglia persa, non c'è niente da fare. Nel senso che ci ho provato in tutti i modi possibili, ma mi ritrovo con un pugno di mosche in mano, che devo fare? È quella cosa che mi sembra che era il capitolo 8 della lettera ai Romani, San Paolo la descrive in maniera tragica, drammatica, dice: ah, oh,
Io mi metto in testa di fare il bene, lo voglio con tutto me stesso e poi faccio il contrario di quello che ho voluto. Cioè, voglio fare il bene e appena scelgo di fare questa cosa, il male è dinanzi e di fronte a me e mi vince. È un dramma, è una tragedia. Ci siamo ridotti così, purtroppo. Questo è, segna la dottrina di Santa Chiesa Cattolica, questa è un'opinione personale, conseguenza immediata e diretta della colpa d'origine. Perché il disordine delle passioni, si chiama tecnicamente la perdita della immunità, con linguaggio teologico, è una conseguenza diretta del peccato originale. Allora, se vivere nella divina volontà è tornare alla condizione delle origini, Adamo ed Eva non si arrabbiavano. Mai. Perché la passione dell'ira stava bella, calma e tranquilla. E non si accendeva come una pazza, come un cavallo imbizzarrito improvvisamente o sotto provocazione, senza che loro potessero controllarla. Né le passioni che alimentano la superbia, né quelle che alimentano la malizia, né quelle che alimentano l'accidia, né quelle che alimentano la gola, la lussuria non neanche esisteva, giravano nudi, senza avere nessun tipo di vergogna l'uno nei confronti dell'altro, eccetera, l'invidia, zero. Allora Gesù dice una cosa. Il segreto è questo, devi stare nella mia volontà. E devi fare in modo di non uscirne mai, nemmeno con delle scappatine del tuo proprio volere. Perché se lo farai, le passioni torneranno. E se le passioni tornano, qui abbiamo anche un altro indizio per capire a che punto stiamo col nostro ingresso nel regno della divina volontà. Se le passioni sono ancora vive, come minimo non fai dimora continua nei confini del divino volere. Altrimenti, Gesù dice, muoiono dolcemente, perché innanzi alla santità della mia volontà le passioni non ardiscono di presentarsi e perdono da per se stesse la vita. È la stessa cosa che accade con il diavolo, la stessa identica cosa. Quando una persona è entrata nel regno della divina volontà, il diavolo scappa, non può resistere. Dinanzi a una persona che è fusa col divino volere, non può, non ci può fare niente, è per questo che la Madonna non ha peccato mai, d'accordo? Senza nulla togliere ai meriti infiniti della Divina Maria, che comunque ha avuto il merito infinito di custodire il dono della Divina Volontà e di non perderlo mai. Ma se il diavolo si avvicinava alla Madonna, se si azzardava a fare una cosa di questo genere, ne tornava via con la faccia pesta, ecco, come se gli avessero dato un sacco di mazzate. Sacco di botte, senza nessuna possibilità di nuocere, nessuna, nessuna. Deve trovare una fessura. Ma se si rimane in quel bunker antiatomico divino della divina volontà, non c'è nessuna speranza per lui, nessuna. Quindi, se le nostre passioni sono vive, ahimè, la nostra vita nella divina volontà o ancora. Non c'è, o è molto embrionale, o è molto imperfetta, o è molto, come dire, a corrente alternata. Ecco, avete visto? A destra luce psichedeliche, no? Quindi c'è la luce e il buio, la luce e il buio, la luce e il buio. Questo non è sufficiente per superare le passioni. Qui si tratta di H24. Dimora continua nei confini del mio volere. Non pensare ad altro, d'accordo? Quindi rimanere sempre connessi come il modem che è connesso alla rete. Quando Luisa chiede a Gesù, mio dolce Gesù, voglio dirvi che bramo ardentemente di volere voi e il vostro santo volere, e se ciò mi concederete, mi renderete appieno contento e felice, Gesù risponde: brava, tu in una parola hai capito tutto. Chiedendomi ciò che di più grande è in cielo ed in terra. Ed io in questo santo volere bramo e voglio maggiormente conformarti. Qui veniamo al prequel, d'accordo? Quindi abbiamo visto che se le nostre passioni sono vive, non stiamo nel regno della divina volontà.
almeno non al 100% e non perfettamente. Allora, come facciamo a entrarci sempre più e sempre meglio? Gesù dà delle istruzioni nel prequel. Per fare che ti riuscisse più dolce e gustoso il mio volere. Benissimo. Mettiti nel circolo della mia volontà e comincia ad ammirarne diversi pregi. Dobbiamo pensarci. Pensa alla santità, per esempio, perfetta del mio volere. Pensiamoci, andiamo a fare la meditazione. Noi Dio lo chiamiamo santo. Santo, santo. Tre volte santo. Santo etimologicamente significa senza terra in greco. Agios. Alfa privativo e geos, che significa terra. Cioè, senza terra non c'è più la terra. Ecco. Non c'è. Kadosh in ebraico significa separato, che sta su un altro pianeta. Noi diremo trascendente. Ecco. Ed è quello che comporta l'assoluta perfezione di ogni minima operazione e azione divina. Dio fa soltanto le cose non perfette, perfettissime, cioè che meglio non potrebbero essere, non solo fatte, ma nemmeno concepite. Questa è la santità. Allora, noi non possiamo e non dobbiamo pensare quando pensiamo queste cose, ma io non sono mica santo, io non sono mica Dio, perché già questo è un pensiero malsano. Noi dobbiamo pensare, ma sì, ci possiamo arrivare, sì che ci possiamo arrivare, sì che ci possiamo arrivare, a essere perfettissimi, sì. Non come tante volte esorta Papa Francesco a fare i Superman o l'elite o la classe privilegiata dei super puri. Chi pensa a queste cose sta lontano anni luce dalla super, perché la prima caratteristica della perfezione assoluta, come vedremo subito, è l'umiltà. Chi sta in quel modo pensa di, non di, pensa di essere l'ultimo peccatore della terra, quindi non si sente lo Padre Eterno. Ecco, è superiore a tutti quanti perché è perfettissimo e gli altri sono una banda di poveri comuni mortali peccatori da guardare dall'alto in basso. Questo è, cioè, non c'è niente di più alieno, insomma, da quello che stiamo dicendo con queste disposizioni, no? Quindi la santità del volere divino. Questo poi dobbiamo applicarlo, perché se il volere divino è santo, vuol dire che io devo vedere quella perfezione assoluta di santità in tutto quello che accade intorno a me. E quindi imparare a stare in quello stato di abbandono assoluto, non preoccuparsi di nulla. Ma che significa di nulla? Neanche quando accadono le cose più brutte e più sgradevoli che possano concepirsi. Poi la bontà, fermandoti ora nella santità, ora nella bontà. Dio sa fare solo il bene, il bene. Noi abbiamo una virtù, ma la benevolenza, quindi il volere a tutti bene, a tutti, a tutti. Noi dobbiamo volere bene a tutti, a tutti, a Dio in primis, ma poi a tutti hanno diritto al nostro bene. Bene vuol dire farlo, bene vuol dire pensarlo, pensare bene del prossimo, sempre. Ha fatto qualcosa di male, giustificalo, come ha fatto Gesù in croce. Pensa che non se ne rende conto, pensa che la sua coscienza non è formata, pensa all'educazione che ha ricevuto, pensa che poverino è vittima di attacco satanico e magari pensa pure di far bene e invece sta facendo male. Come accade al 99% degli esseri umani che stanno sul pianeta Terra. Quindi non ti mettere a condannarlo, a giudicarlo, compatiscilo, prega per lui se non puoi fare altro. Fare il bene, pensare il bene, dire il bene del prossimo. Non le maldicenze, non le pettegolezzi, non le critiche, non le mormorazioni, non le maldicenze, non le calunnie. Pensare alla bontà di Dio. Innamorarsi. Perché Gesù qui cosa dice? Se tu fai queste soffermazioni, acquisterai sempre più nuove ed inaudite notizie del mio santo volere. Ti devi e che succede? Ne resterai tanto legata ed innamorata, ti innamorerà, che non ne uscirai mai più. Vuoi tu smetterla di stare tutto il giorno a pensare male del prossimo, a parlare male del prossimo, a criticare, a sparlare, come fanno tutti? Ti piace vivere in questo modo? È bello vivere in questo modo? È bello? Non credo.
Quante volte hai fatto il proposito e dice facciamola finita e non ci riesci? Benissimo. Comincia a pensare più spesso alla bontà di Dio e a quanto sarebbe bello vivere così. È importante pensarci. La santità del mio volere, la bontà. Poi l'umiltà. Ma pensate a quanto è umile il Padre Eterno. Pensiamo a quanto è umile il Padre Eterno. Cioè il Padre Eterno sorregge l'universo, il Padre Eterno adesso è la causa efficiente del mio essere vivo, d'accordo? Io non potrei neanche aprire bocca se lui non mi mantenesse nell'essere. E nessuno lo sa. E lui accetta che non se lo fila nessuno e nessuno gli dice grazie per questo. Siamo all'umiltà di Gesù nei tabernacoli, che è quello che deve vedere dentro le chiese dalla mattina alla sera. D'accordo? Io recentemente sono stata sentito una persona che chiappa e si mette a parlare al cellulare in chiesa come se stesse dentro il salotto, come se niente fosse. E lui sta lì zitto, buono e tranquillo. Chi è capace di avere un'umiltà come quella di Gesù, come quella della Madonna, o come quella della Santissima Trinità? Chi è capace? Ecco perché una delle spie proprio più grandi di santità, ecco, insieme all'ubbidienza, sono le sorelle gemelle, no? Io le chiamo così, le due U, l'umiltà e l'unità, all'umiltà e l'ubbidienza, a cui si aggiunge la semigemella, che è l'unità. L'unità in che senso? L'unità interiore della persona. Fissa nella divina volontà e l'unità della persona con tutti, cioè unità intesa come sinonimo di carità. Il sentirsi uno con tutto il genere umano, non noi nel fiat divino, senza cadere in quelle visioni sciocche di tutte quante queste cose che girano, le religioni animiche, sia che si sentono, cioè, ma noi, i figli di Dio. D'accordo? Vedono Dio dovunque, i giri nel fiat creante, che cosa sono? Cioè, io e il creato dobbiamo per forza stare in comunione, ma non perché il creato è un feticcio che deve andare a adorare queste cose, o il WWF, tutte queste cose qua, o le foche che si estinguono. Cioè, il creato è un'opera di Dio, d'accordo? Quindi è chiaro che io il creato lo rispetto, d'accordo? Non butto le cartacce in giro, non inquino. Ma non per, cioè, perché quella è un'opera di Dio, ma appartiene, cioè viene dalle mani del Signore, così come ci sono venuto io dalle mani sue. Il problema della pace nel mondo, i rapporti con le altre religioni e con gli uomini che non ci credono. Gli uomini che non ci credono, certamente, come la Santa Chiesa ha ricordato recentemente, noi dobbiamo pregare per loro e delicatamente, dolcemente, se la col cuore è aperto, annunciargli il Vangelo, perché dobbiamo offrirgli la possibilità di vivere la pienezza che stiamo vivendo noi, ma se questi non sono disponibili, non sono aperti, va bene, cioè, nel senso, preghiamo per loro, speriamo che il Signore gli faccia arrivare in qualche modo comunque la salvezza, ma sono in ogni caso degli esseri umani, sono delle creature di Dio, sono un essere umano come lo sono anch'io, non può essere oggetto di odio, di disprezzo, per nessun motivo. D'accordo? Non ci serve la Costituzione repubblicana, adesso con tutto il rispetto per la Costituzione repubblicana, che per carità va tanto bene, no? Cioè, ma io che non devo discriminare nessuno per motivi di razza, di colore della pelle, di religione o di altre cose, ma lo so già, capito? Non serve che me lo dice la Costituzione, perché non lo faccio. L'umiltà che porta all'unità con tutto, no? Ora nella bellezza, ma quanto è bello l'Altissimo. Quanto è bello l'Altissimo, oltre che santo e buono. È una bellezza infinita, una bellezza che per esempio rifulge nella Santissima Umanità di Gesù e di Maria, che già vedere loro uno andrebbe in estasi, istantaneo, sono bellissimi, sono. Cioè, la contemplazione dell'umanità Santissima di Gesù e della Madonna, non è ancora la visione beatifica. Cioè, tu pensa che può essere la visione beatifica, ma tutte le persone che hanno visto Gesù e la Madonna, ce l'abbiamo la caterva nella storia della Chiesa, non i pseudo profeti o pseudo veggenti mistici, ma gente canonizzata, insomma, da Santa Madre Chiesa, quindi attendibile, e, ecco,
te le raccontano, insomma, delle cose impressionanti, no? Quindi, di una bellezza che rapisce, insomma, no? Ma c'è qualcuno che non desidera la bellezza, la somma bellezza? C'è qualcuno che non desidera averne un piccolo anticipo? Come ci farà a avere un piccolo anticipo della sua bellezza? A livello interiore o qualche consolazione? Non lo sappiamo, ma sicuramente qualche cosa ce la darà se entriamo nel regno della Divina Volontà, sicuro. O nel pacifico soggiorno che produce il mio volere, il pacifico soggiorno. Chi è che non vuole stare in pace? Che non vuole campare in pace? Ho già citato in qualche meditazione quel bel film che mi è rimasto tanto impresso. Dopo uno dice sempre le stesse cose, no? La scena finale dell'Ultimo Samurai con Tom Cruise, quando questo capitano ex corrotto, insomma, un uomo, insomma, che al contatto con la spiritualità dei samurai aveva conosciuto un altro mondo, un altro modo di vivere, certamente limitato, no? Quindi non è che erano cristiani e figli di Dio, ma comunque attento a dei valori estranei alle società opulente americane, insomma, di cui lui era figlio, no? E alla fine è tornato indietro, finita tutta quanta la storia, finiti i samurai. Ma il villaggio dove era stato prigioniero era rimasto, e lui alla fine ritorna e c'è quella vocetta che dice che il capitano è tornato in quel villaggio a cercare quel piccolo pezzetto di pace che tutti gli uomini cercano e che quasi nessuno trova. Se c'è una costante universale, se tu mi chiedi a qualcuno, oltre che alla salute, che cosa vorresti? Vorresti campare in pace. Questo c'è nella Divina Volontà. Ed è soggiorno stabile. Non soggetto a perdite, d'accordo? È una casa che non la fanno crollare nessun terremoto, che non la buttano giù nessuna inondazione, non ci entrano i ladri, non succede niente, non succede. Allora, in queste soffermazioni acquisterai sempre più nuove ed inaudite notizie del mio santo volere. E che cosa succede? Ti legherai adesso, ne resterai innamorato e non ne uscirai mai più. Tratta di fissarsi, ecco, voi sapete che la fissazione è una cosa che non va bene, insomma, non rientra tra le patologie psicologiche quando uno è fissato su qualcosa. Ecco, ma questa è una santa fissazione, ecco, se possiamo chiamarla così. Fissarsi nella divina volontà, questo andrebbe benissimo, ecco, con tutto quello che poi comporta. E quando tutto questo venisse fatto e fatto bene, lo capirai dal fatto che le passioni non avranno più bisogno di essere combattute. Certo, attenzione, che fino a quel momento bisogna combatterle. Se non ci siamo arrivati qui, dobbiamo sputare sangue e comunque cercare di non farci ammazzare di botte dai nemici che sono dentro la nostra anima e farci fare un sacco di peccati. Perché non c'è altra soluzione. Però mentre continuiamo fino a quando non saremo capaci, non avremo questa forza sovrumana, mentre continuiamo a combattere con le nostre povere forze umane sostenute dalla grazia, procuriamo di fare in modo di fare presto e bene ad entrare in questo divino regno, perché quando ci saremo entrati la guerra l'affronta direttamente la divina volontà e la divina volontà con la sua potenza infinita, ecco, non le fa neanche avvicinare i nemici della nostra anima, né quelli interni né quelli esterni, ma restano vinti e noi rimaniamo liberi di avere come sola unica occupazione l'amare Gesù e Maria ed essere da loro riamati.
Meditando su queste cose, Divina Maria, abbiamo conosciuto, o meglio, ci siamo soffermati perché probabilmente lo conoscevamo già, un segreto, il segreto della tua eccellentissima santità, ecco, che è appunto la dimora stabile nel divino volere. Noi ti chiediamo, ecco, di, come dire, di imprimere nella nostra anima il frutto e il contenuto di queste meditazioni, specialmente di quella di oggi, per poter fare quello che Gesù ci ha detto, considerare, soffermarci sugli splendori del Divino Volere, sui suoi bellissimi attributi e sulle sue proprietà, che sono a nostra disposizione, nella misura in cui lo faremo entrare a regnare nella nostra anima. Questo lo desideriamo con tutto noi stessi. Fa, o Divina Maria, che queste non restino velleità, ecco, pii desideri, neanche troppo voluti, ma realtà, certamente di fede, ma da noi profondamente credute, e per ottenere le quali siamo disposti davvero a tutto, ecco, perché nulla è abbastanza pur di entrare in questo regno divino e magnifico. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.